Mister Roberto Navarra, è arrivata finalmente la prima vittoria al termine di una grandissima prestazione. 5-2, gara meritata perché se andiamo a considerare dopo il 4-2, 4 occasioni 2 contro 1 sprecate, arriva il quinto gol nel finale. Oggi si può dire si è visto lo spirito Senaise, si è visto lo spirito della lotta del Boca. Sì, assolutamente, abbiamo veramente giocato una partita eccellente, tutti i ragazzi hanno giocato una partita memorabile, si sono applicati, hanno rispettato il canovaccio tattico che ci eravamo prefissi all'inizio partita e non abbiamo perso la testa, abbiamo difeso e siamo saliti sempre compatti, ci siamo dati una mano l'un l'altro, quindi sono soddisfattissimo, soddisfattissimo. Senti, grande lotta, grande cuore, si è vinto con quello. Sì, assolutamente, i ragazzi fino alla fine ci hanno creduto, hanno comunque mantenuto il campo con la testa, non ci siamo mai fatti prendere dall'agonismo, dalla foga, abbiamo comunque mantenuto una concentrazione fondamentale per Senti. portare a casa questi primi 3 punti. È vero che è sempre scomodo fare nomi, però io oggi farei un nome, un ragazzo che non ha giocato molto. Ultimamente era rimasto fuori, ma oggi in 10 minuti ha fatto vedere cosa significa lottare Andrea Fantuzzi. Assolutamente. Andrea mi è piaciuto tantissimo, quando è entrato ha dato il suo contributo è stato fondamentale come quello di tutti gli altri e grande, grande elogio perché è stato veramente nello spirito del gruppo e ha dato tutto quando è entrato fino a quando è uscito, quindi sono molto 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 contento. Senti, per chiudere, bomber Frattani, 4 gol in 2 partite. Grande, no, non me l'aspettavo, invece una prestazione, ha infilato un paio di prestazioni una dietro l'altra, veramente di grande spessore, mettiamola così, e sono soddisfatto di Senti, tutti i ragazzi. l'ultima cosa. Allora, la Boca nasce da un fantacalcio. In quel fantacalcio c'ero ovviamente io come presidente della Boca. Tu eri un avversario della Boca, Frattani un avversario così come Pignotti, mio fratello anche, praticamente la Boca 7 gol C5 è la trasformazione in realtà di un gioco. Penso che Sì, sia un caso più raro che unico. assolutamente. È una soddisfazione comunque vedere l'affiatamento anche di avversari nel gioco, ma che poi puntano a portare a casa qualche soddisfazione insieme e divertirsi principalmente. Ecco, no? Veramente una cosa più unica che rara. Dale E allora, dalle Boca. Boga. Grazie a Roberto Navarra per la Boca 7 gol C5, Futsal Tech Marche, Emanuele Grazie. Treventozzi.